Buonasera ragazzi, allora qui è Itachi con con un nuovo gameplay. La differenza dei soliti è che questo è anche un commentary. Oh, ma che magia! Come fai a fare il commento? Beh, adesso attualmente sto utilizzando Fraps, che ho scoperto una gran figata perché registra anche il suono. Scusate, che c'è uno stronzo qua. Porca troia! Mappa di merda. Perché non l'ho cambiata prima? Allora. Ah. Comunque, stavamo dicendo. Sto facendo questo gameplay per la prima volta con un commentary. Allora, per chi non avesse mai visto uno dei miei gameplay. Oh, muori. Per chi non avesse visto uno dei miei gameplay. Io gioco proprio questo gioco che si chiama Red Eclipse. Che gioco è? Allora, Red Eclipse è un FPS first person shooter, quindi in breve come COD o Battlefield. Scusate, ho esattamente due stronzi da tagliarmi fuori dalle valle. Ma tu sei ancora qua? Ma muori. Ma anche te. Porca troia. Sono caduto. Allora, mappa della minchia. Allora, io adesso aspetto un attimo prima di respawn, così vi parlo un attimo. Allora, Red Eclipse è un FPS con Battlefield o Call of Duty che completamente gratuito, è disponibile su tutte le piattaforme macOS, Windows, Linux, eccetera eccetera. Basta, su Linux bisogna installare le librerie, che attualmente non mi ricordo quali siano, però si ritrovano su tutte le distribuzioni, quelle più utilizzate. Su Ubuntu basta che andate sul repository di Playdeb. Andate su, cercate Playdeb su Google o su qualsiasi altro motore di ricerca, lo trovate, lo installate secondo le istruzioni che vi danno in inglese, però è molto buono. Ma porca merda. Allora, ed è completamente gratuito. Io poi come altro gioco provo e gioco a S4 League, non so se sia S4 League o che cacchio me ne frega a me. Allora, molto carino, e quello invece è un third person shooter, quindi spara tutto in terza persona, stile manga. Oh, porca merda. Muori. Muori. Ma porca cacchio. Ho messo il mouse con una sensibilità un attimino diversa dal solito. Ma cazzo, scusa, è un bot, perché io attualmente, avendo installato la versione quella più aggiornata, la Bleeding Edge, ossia, mettiamola così, quella instabile, non aggiornata, quella instabile, super aggiornata, con tutte le migliorie grafiche, eccetera eccetera, ecco, ho installato quella, solo che non mi permette di giocare online perché ha aggiornato il protocollo di connessione. Ma porco cacchio, ma proprio quando dovevo fare i gameplay. Quindi io sono un attimo nella Emmental per fare i gameplay online, ed infatti io un sacco di volte gioco a questo stile di deathmatch, che è un instant jeep, quindi con tutte le persone hanno uno di vita, l'arma è un cecchino. Muori. Dov'è? Aia, da sotto le scale non so se riesco a beccarlo, ma lui becca me. Allora, è un instant jeep, quindi tutti con uno di vita, con il cecchino. Là questa mappa di merda, ma vabbè. Cazzo. Praticamente io ho imposto la velocità a 50 centesimi, ossia un mezzo della velocità, perché veramente io ho provato a giocare con una velocità che è quella di 100 su 100, però è una roba infattibile. Aia. Ah vabbè, è stato killato. Quindi
E per i problemi di connessione che vi ho detto, gioco con i bot. Vediamo quanto sono. Ce ho uno. Poi mi direte sì, sei un noob, giochi con i bot, quindi vuol dire che fai cagare. Bah, non è ne... Bah, sono discreto. Avevo fatto dei gameplay un po' di tempo fa. Porca. Avevo fatto dei gameplay un po' di tempo fa dove giocavo online, ma non ne ho caricato nessuno perché intanto li avevo fatti su Linux e mi è partito il PC perché ho fatto una puttanata. Sì, sono tanto bravo e simpatico, però praticamente ho mandato a puttane tutte le mie distribuzioni Linux perché avevo disattivato la directory della home. Allora, eccoti questo. Bravo. Hai accettato il mio regolino? Ma che bravo, Fappino, che sei. Ma muori. Ops. Devi sparare a uno dei due, non in mezzo. Dov'è? Sei qui. Vuoi regalino? Vuoi regalino? Cazzo. Porca. Oh cazzo. Scusate. E quindi io adesso sto giocando qui in locale su Linux. Anzi no, in realtà adesso sono con Windows perché volevo giocare a S4 League, ma esattamente c'è mia sorella che sta scaricando non so cosa e non posso giocare online. Sappiate che S4 League, che è il gioco, l'altro gioco a cui mi vedrete giocare, ho già caricato un gameplay. Cazzo. Scusate per tutti i cazzi che ho detto, ma praticamente quelli con le granate sono stronzi. Chi è che mi ha beccato? Vabbè. 7-1. Mi dovrò accontentare. Allora, quelli con le granate, le persone che vanno in giro con le granate, quando li colpiscono, non è che muori e lasci la granata come in tutti i giochi di guerra. No, tu muori e praticamente esplodi. In alcuni casi ti cade la granata, ma veramente pochissimi. Oddio, quanti ce ne sono? Che un po' miro. Oh. E uno fuori dai coglioni. Opla. Ma ciao, bellissimo. Bravo che sei venuto nel mio mirino. Allora, sì, con la granata esplodi. Poi, altre caratteristiche di questo duello. Vabbè, il fatto che la granata, a livello di arma, poi spiegherò un po' tutte le armi quando farò dei deathmatch normali. Le granate... No, aspettate, le granate le ho descritte. Passiamo al cecchino, allo sniper. Che bello. Praticamente quando mira fa un colpo che può andare dall'altra parte della mappa in esattamente un nanosecondo. Subito, istantaneamente. Mentre invece quando lo spari così è un colpo che è praticamente più veloce di qualsiasi colpo di qualsiasi arma in gioco. Però è molto più lento rispetto a quello quando miri. Difatti, se si fanno qualcosa come i quick scope, se si è abbastanza culo si becca la velocità, quella accelerata, e praticamente la persona che è nel mirino è finita. Io mi ricordo che avevo giocato a un... granata mio. Ma guarda, porca merda. Ecco, vedete, sono esploso come vi avevo detto prima. Avevo fatto un gameplay, avevo fatto una partita online con tutti in Stangib. Scusate, allora, avevo fatto una partita di tutti contro tutti in Stangib, quindi cecchino, uno di vita. E mi ricordo che avevo fatto un buon ratio. Aia, quello della granata, quindi puoi esplodere. Via! Scusate. Matti, rispondi tu! Rieccomi, dicevamo, allora. Scusate un attimo. Ah, niente. Allora. Purtroppo, anche se non abbiamo un internet decente...
Oh, è esploso. Povero Pippo che ha fatto uccidere anche l'altro compagno, ma quanto ci godo. Stronzo di merda. Vuoi una granata? Vuoi una granata? Ti lancio anche quella stick. Sì, perché ci sono due modalità di fuoco. Poi ci sono tipo i vari trick shot. Trick shot. Ci sono dei vari movimenti speciali. Per esempio la corsa sul muro. Che si fa così. Come potete vedere non stavo toccando terra, ma mi contava come se andassi avanti. Se becco un altro muro, ve lo faccio vedere meglio. Vedete? La visuale si piega e vi potete spostare da un'altra parte. Molto comodo, soprattutto se ci sono degli stronzi e volete togliervi dalle palle prima che questi vi facciano il culo. Ohia, perché mi lanci la granata? Oh. Poi si slitta un casino. Allora, poi, altre considerazioni sul gioco? No, è veramente carino come gioco. Come texture le stanno migliorando di giorno in giorno perché hanno modificato, hanno rifatto tutta la grafica e è stata una... Un attimo. Sì! Allora, aspettate che trovo un angolino. Dove posso nascondermi? Va bene, qui. Forse, speriamo. Ebbene sì, era mia nonna. Allora, brutte vicine, brutte vicine. Allora, mi dispiace, mi organizzerò per evitare questi inconvenienti perché veramente sono fastidiosi. E soprattutto, in questo gioco non è... Beh, in realtà sì, è un problema. Dai, ucciditi con la tua granata, dai, ucciditi con la tua granata e porca merda. Corpo a corpo. No, me l'ha fatto lui. No, ci sono rimasto male. Dai, altri 3 minuti. Dove vi dovrete sopportare. Cazzo, mi sono abbassato 4,8, non va bene. Devo migliorare. Anche se non c'è un server di classifiche online e quelli locali non te li caga veramente nessuno. Allora, ma... Zoccola. Esserino. Aia. Spero che il mio amichetto del computer sappia che... Non importa. Ma cosa c'ho qui? Vabbè, qui c'è la base nemica, quindi io mi tolgo dalle palle, perché se no, se poi mi...
mi si rievocano qui non è una cosa tanto bella. Per il fatto che mi li... Perché porca troia questo qua esce fuori e sa qui... Poi per esempio trovarsi uno che va in giro nel tuo respawn non è una cosa che ti fa tanto piacere. E muore. Ma come puzza la... Ma no, ma non rubarmi le granate, effettente. Computer. Perché nessuno si aggiorna all'ultima versione, l'unico aggiornato al server con la password? Perché? Come avete ben intuito è un gioco solo per computer. No, che dispiacere, sì, invece è solo per computer. Aia. Lo sapevo, sono sceso a 4. No, perché a me? Perché? Perché? Perché in un minuto mi sono rovinato di 0.8 la media kill morte. Ma stronzo di merda. E lo uccidi col corpo a corpo, sei un fetente, cazzo. Grazie, granata. Oh, me. Poi in altre mappe sono molto meglio. Però questa mi fa veramente cagare perché è piccola e giocare col cecchino fa veramente cagare. Ci sono muri. Questi qua escono fuori senza problemi. Oh, guarda, uno stronzo lo uccido e vaffanculo. Cioè, mica sono onnisciente come voi del computer che sa tutte le posizioni di tutti i giocatori e quant'altro. Qui sono stato idiota. Re idiota, potevo giocare alla mischia e sparare e magari beccare qualcuno. Ne beccavo almeno uno, facevo una kill e mi evitavo sta morte certa. Pa 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 ra. Bomba in bocca! No! Scatto felino! Dove sei, stronzo di merda? Oh! Beccati il mio corpo a corpo! I miei calci! Che ti sei messo a kick! Perché... Oddio! Avevo appena lanciato la granata, se non mi esplodivo addosso. Sì, ho capito, lanciare il mondo va bene. Trick shot. No, era tosta. Oppa! Ah. Scusate, ma è da una vita che non gioco. L'ho lasciato perché... che non avevo avuto minimamente tempo, perché poi essendo estate sono stato via un tot di tempo, ho avuto lo stage, ho avuto il tizio Caio Sempronio, gli ultimi giorni di scuola dovevo pensare che tutte le materie andassero bene, poi sono uscito con praticamente la media del 7,75, 7,73, quindi va bene. Poi... E quindi non ho minimamente cagato il canale, altro, poi mi sono messo a fare delle puttanate con After Effects, come avete potuto ben notare. Ciao. No! Parti! Perché si è bloccato? Perché? In buca! No! Male! Ah! Prendemi la mia laccia! Poi questa cosa non mi convince. Perché tutti hanno le granate non sanno lanciarle? Perché le lanciano tutti a me? Perché? Perché mi volete fare male? Cazzo! Lo sapevo che era dietro nel culo, mi sono girato. Ho sparato troppo tardi. Sono rimasto sul tetto. Sono troppo intento a parlare e
molto di meno. 50 punti, quanto decisione, 10 punti. Va bene, saluti.